gara stamattina, quindi dovremo fuori gara. Siamo qui all'arrivo della 18ª Iron Bike, siamo a Salice Dulzio, arrivo oramai classico di questa gara di mountain bike, la più dura del mondo a tappe di sicuro, e sentiamo cosa ne pensa di questa gara il numero 57 che oggi è arrivato per primo, anche se oramai fuori dal tempo massimo della gara, ma in questa tappa sicuramente uno dei migliori, favorito anche dal fatto che stamattina è partito per primo e non ha avuto alcuni problemi che gli altri hanno dovuto soffrire. Cosa ne pensi, Salvo? Allora, che è un'esperienza meravigliosa e che è una cosa, per quanto mi riguarda, che ha non solo a che fare con lo sport, ma una cosa molto personale. È difficile dire quello che si può provare in un evento del genere, l'atmosfera, l'ambiente e le emozioni soprattutto. È un percorso spirituale, oltre che una gara sportiva, dove viene fuori la parte più profonda di ciascuno di noi, perché siamo messi proprio a dura dura prova per 8 giorni di fila, tantissime ore in sella, e il tempo poi quest'anno non è stato per niente clemente, e quindi è stata un'esperienza ancora più bella adesso. Durante la gara era un'altra cosa, adesso logico, più uno la suda e più la gratificazione è fantastica alla fine. Complimenti e soprattutto progetti per il futuro, quali saranno i tuoi impegni futuri in questo settore? Altre gare sicuramente l'anno prossimo, essere di nuovo qua, vedere come, se riusciamo a fare meglio anche le altre tappe, e dopo altri progetti a livello di triathlon e una corsa in montagna, e dopo altri progetti lavorativi. Grazie Salvo, grazie mille e grazie. Buon rientro al campo. Grazie. Eccolo qua. Un grandissimo applauso per il numero 68. In arrivo il numero 2, Paige Matthew dalla Gran Bretagna. Congratulations Matthew. Paige Matthew 40 dalla Gran Bretagna. In arrivo, attenzione, il numero 6, Thomas Beck. In serio, eccolo qua. In arrivo il numero 33, Jordi Caldera Spire, che va in Spagna. Congratulations Jordi, e ci siamo. Aspetta il compagno, ci abbraccia con la... E in arrivo il numero 97, i leader Luca Ramos, Luca e Alessandro Rostagno. Arriva l'attenzione il numero 91. Attenzione, in arrivo il numero 85. In arrivo il numero 28. Il numero 218. Grande applauso per il numero 86, Gianluca Schiavo, il numero 8 arrivo, 88. Attenzione, in arrivo il numero 119. 89, Torres, i polacchi, numero 51, il numero 59, Giorgio Marcusan, bravo Giorgio, il numero, madonna, 111, 111, che sono René Butenek e Anne Rezma. Eccolo qua, in arrivo il numero 81, Paolo Reviglio. Siamo qui con noi Paolo Reviglio, il vincitore del Team Spirit Award, lui e il suo orsetto. Chi intervistiamo, l'orsetto oppure intervistiamo lui? Intervistiamo la mamma. Salve,
sono contenta che la settimana è finita e Paolo può essere soddisfatto perché si è comportato bene tutta la settimana. Sono più contento lui, direi. Sì, sicuramente quest'anno è stata proprio veramente dura, arrivare alla fine era proprio non per me è quasi impossibile, ce l'ho fatta per un pelo. Comunque, che numero di Iron Bike? Qui 5. E beh, insomma. Chi lo sa? Io che è l'ultima, poi vedremo. Comunque ringrazio tutti, l'organizzazione, tutti quanti, spettacolo, tutto quanto. Complimenti a te, all'Orsetto e alla mamma. Grazie. Ciao. Ecco che c'è il primo della settimana.